Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Ti presento un libro. Oggi vi parlo di un libro che si chiama Ricicla e suona di Laura Pasi per l'editoriale Scienza che l'ha pubblicato. È un libro veramente molto carino in cui vi fa conoscere 14 strumenti musicali da costruire con materiali riciclati. È veramente molto interessante il fatto appunto che si possano costruire questi 14 strumenti musicali molto semplici per bambini utilizzando tutti i materiali di riciclo e vengono fuori veramente degli strumenti musicali bellissimi. Davvero molto carini da fare. E quindi è un libro che vi consiglio di prendere in prestito in biblioteca. Come potete vedere, appunto, in biblioteca ci sono tanti libri che non sono solo di narrativa, cioè che raccontano storie, ma ci sono anche tanti libri come questo che vi aiutano a fare delle attività pratiche. E quindi, come vedete, in biblioteca c'è sempre qualcosa da scoprire, qualche libro nuovo da scoprire, qualche perla, diciamo, che magari si pensa che non ci possa essere e invece c'è. Vedete, sono davvero molto carini questi strumenti che si possono fare. Queste sono delle nacchere. Questo qui è un flauto di panna, dei sonagli fatti con dei rami colorati. È anche proprio molto carino, vedete questo libro come è fatto. Sono molto carine anche le illustrazioni. Ve ne parlo anche perché per il Bibliolab di martedì, per il prossimo Bibliolab, faremo insieme proprio uno di questi strumenti musicali. I materiali che servono per farli sono facilmente trovabili. Ad esempio, ci possono essere vasetti di yogurt, pezzi di cartone, carta colorata. Barattoli di latta, ma non solo, oppure anche materiali che troviamo all'aperto, come legnetti, bastoncini, cose di questo genere. Quindi è un libro veramente molto carino. Tra l'altro la casa editrice Editoriale Scienza è una casa editrice da tenere in considerazione per i tanti bei libri che pubblica per i bambini, veramente. E quindi appunto venite a prenderlo in prestito in biblioteca e seguite il prossimo Bibliolab per vedere proprio in modo concreto che cosa si può fare. Che piccoli progetti, laboratori si possono fare con l'utilizzo di questo libro. Alla prossima!